Numeri eccezionali per un esperimento di rete in tutta la Basilicata, non solo a Matera, già capitale europea per la qualità crescente della proposta culturale e la risposta degli abitanti culturali e dei cittadini temporanei. Commenta così sui social il direttore del Polo Museale di Basilicata, Marta Ragozzino, la festa è notte dei musei. Nel weekend di sabato e domenica 19 e 20 maggio, grazie al prolungamento degli orari di apertura fino alle 23. 12 musei fisicamente iperconnessi, sempre più accessibili, aperti alla fruizione di tutti e alla conoscenza dei diversi linguaggi artistici e culturali. Contenitori arricchiti da concerti, mostre, attività di laboratorio, sonorizzazioni e caccia al tesoro. Organizzata dal Ministero del Turismo e Beni Culturali e dal Polo Museale della Basilicata, con il sostegno della Fondazione Matera Basilicata 2019 e della rassegna Maggio all'Infanzia, sono stati oltre 30 gli eventi tra Matera, Metaponto, Policoro, Tricarico, Potenza, Venosa, Melfi, Grumento, Muro Lucano, Lago Pesole e Maratea. A chiudere la serata a Matera, nel chiostro di Palazzo Lanfranchi, la musica offerta dalle band locali, un'anticipazione della Festa dello Studente, in programma il 1 giugno al Parco del Castello. Siamo riusciti a ottenere che nell'avvicinamento verso il 2019, questo meno uno che stiamo imparando a conoscere dall'inizio dell'anno, da gennaio, tutti i musei della Basilicata possano partecipare aprendo le loro porte, le loro sale gratuitamente a questa camminata insieme, a questo percorso di consapevolezza del territorio che naturalmente, soprattutto nei mesi primaverili e della prossima estate, si aprirà alle tantissime persone che vengono a trovarci, che vengono a visitare Matera per prima, ma poi tutta la regione. Il nostro obiettivo è riuscire a sensibilizzare anche le comunità più piccole e a coinvolgerle in questo processo, che è un processo che riguarda tutti i protagonisti, non tutti solamente perché lo dobbiamo dire, ma tutti i protagonisti. E quindi sta partendo un grande lavoro di costruzione di questa rete, proprio finalizzato a questi appuntamenti, uno al mese, che ci permettono un protagonismo diverso. Stiamo allenando il territorio a lavorare insieme per questo grandissimo obiettivo, perché noi pensiamo che l'obiettivo sia il riuscire a mettere davvero cultura, produzioni culturali, innovazione culturale al centro dei programmi di governo di questa nostra regione, governo per quello che riguarda noi della parte museale, culturale, però è una grande sfida che stiamo cogliendo tutti insieme. Quindi sabato 19, domenica 20, ma in particolare sabato 19, riflettori puntati sui musei della Basilicata, che si apriranno con un programma fitto, bello, che ha temi, guida, parole d'ordine, che sono: uno, al centro di tutto c'è il Maggio all'Infanzia, che è il progetto di Teatri di Basilicata, soprattutto teatri di Bari, che arriva, un festival importantissimo di teatro dedicato ai più piccoli, ai bambini, ai ragazzi, una tradizione importantissima che dalla Puglia arriva anche in Basilicata, proprio a Matera, e che viene ospitata all'interno dei nostri musei, nel Museo Ridola e nel Museo di Palazzo Lanfranchi. E il tema dell'infanzia, di qualcosa pensato e realizzato per e insieme ai bambini, è la cosa che lega, il filo rosso che lega tutta la nostra manifestazione. Il tema nazionale è musei iperconnessi. Iperconnessi significa miglioramento assoluto delle connessioni e delle relazioni tra le persone e i luoghi, e quindi tra i bambini e i musei, tra i ragazzi e i musei. Queste sono le cose fondamentali che abbiamo approfondito nel programma di questa manifestazione. In ultimo, questo è l'anno del patrimonio culturale, l'anno europeo del patrimonio culturale, e noi non ce lo dimentichiamo mai, perché ci occupiamo di conservazione, di valorizzazione del patrimonio culturale, però abbiamo una responsabilità in più, che è quella che ci arriva dall'Europa, e noi che siamo capitale europea della cultura questa responsabilità ce la sentiamo proprio sulle spalle e la vogliamo portare belli dritti avanti per creare comunità sempre meglio, sempre di più. Thank you.
bilancio estremamente positivo. Le band della consulta provinciale di Matera, studentesca di Matera, hanno attratto una partecipazione ovviamente giovanile straordinaria. Sono andate bene tutte le altre iniziative, il concerto di musiche d'autore napoletane, diciamo del 7-800 e della tradizione, e poi delle performance e delle sonorizzazioni nei percorsi espositivi con allievi dell'AMS, allievi e docenti del conservatorio, e questa mostra che è stata inaugurata dalla dottoressa Ragozzino, la direttrice del Polo Museale, e che, dove espongono 12 fotografi, 6 pugliesi e 6 lucani, insieme a dei poeti. Infatti anche in questo caso 6 di origini lucane e 6 di origini originarie della Puglia. Un progetto curato da Lino Angiuli e Giuseppe Pavone, giunto alla 4ª edizione, ma per la prima volta arriva in Basilicata grazie al comune di Montalbano Ionico. Noi abbiamo condiviso sin dal primo momento un progetto così interessante. Da queste foto e da queste poesie è stato prodotto un calendario e il progetto nasce proprio con questo intento. Il bilancio, un primo bilancio, lo dicevo prima, un bilancio estremamente positivo che ci ripaga del lavoro che abbiamo fatto in questi mesi di preparazione. Ovviamente l'ingresso gratuito, il 19, perché la direzione del Polo Museale riuscì a ottenere un provvedimento straordinario dal Ministero che ci consentirà il 19 di ogni mese di poter avere l'ingresso gratuito in tutti i musei della Basilicata fino alla vigilia delle manifestazioni di Matera Basilicata 2019. È un piccolo grande contributo alla promozione dei nostri beni culturali, delle nostre collezioni, e un piccolo contributo alla partecipazione dei cittadini, non solo i residenti in Basilicata, perché di questo beneficio ne godranno tutti, ma anche degli abitanti, diciamo, temporanei, quelli che dal primo momento abbiamo definito abitanti temporanei della nostra regione in questo straordinario percorso di Matera Basilicata 2019. Anche il Museo Ridola ha registrato un risultato straordinario. In questo si è caratterizzato, diciamo, per due eventi importanti. Innanzitutto il Festival del Maggio all'Infanzia, che apre i nostri musei ai più piccoli, che sono il futuro del nostro patrimonio, sono il futuro della nostra nazione. Quindi un bambino che viene educato sin dalla tenera età a frequentare il bello, a frequentare il patrimonio, a frequentare i nostri musei, a frequentare il teatro, secondo me è un fatto molto importante, un tratto distintivo di questa festa dei musei, Notte dei Musei. Notte dei Musei perché poi abbiamo avuto anche il prolungamento dell'apertura dei musei fino alle 23, ecco perché poi anche Notte dei Musei. Le band di Aldo Bagnoni hanno fatto la differenza, nel senso che c'è stato un concerto di grande raffinatezza, di grande spessore culturale nel giardino, che sempre più il giardino del Ridola si va accreditando come luogo ideale per i concerti all'aperto. Questo me lo diceva un tecnico che ha curato la fase della strumentazione, che ha trovato così interessante l'ambientazione, l'acustica del giardino del Ridola, che ci fa sperare bene in un futuro ancora più ricco di attività, sempre finalizzate ad aprire i nostri musei alla partecipazione più attiva dei cittadini, dei giovani in modo particolare, e di tutte le forme d'arte. Si va dalla musica al teatro, alla danza, alle arti performative. Credo una strada ormai intrapresa da tempo,
dalla direzione del polo museale, che ci lascia ben sperare. Il primo strumento.